Buongiorno a tutti ragazzi ed eccoci qui nel fantomatico giorno. Allora, oggi andrò a tatuarmi appunto il tatuaggio dedicato all'Urbex, ok? Come sapete per me l'Urbex è stato importante, è importante perché è una passione che porto avanti praticamente da quasi 10 anni. No, 10 anni l'ho raggiunti, quindi è dovere. Non vedo l'ora, sono veramente contento e mi sono appena svegliato, sto in coma, quindi ci vediamo allo studio del tatuaggio. Allora, lui è Stefano, che appunto mi tatuerà il tatuaggio dedicato all'Urbex, che ve lo faccio vedere a mozzichi e bocconi perché è un po' una sorpresa. Allora, Beh, pezzettino, mica possiamo spoilerare tutto. eh no eh no non si fa non si fa ma domanda tecnica, facciamo ma qualcosa facciamo vedere, dai, facciamo vedere qualcosina, solo qualcosa, poca roba, vai. domanda tecnica. Tu sei mai entrato in qualche posto abbandonato? Posto abbandonato? Posto abbandonato, posto abbandonato, no, ti dico la verità, no. Forse un Paura? po' paura, sì. È abbastanza figo, dovresti provare. Sì? Sì? Ma che poi mi ci porti un giorno? Sì, dai. Perché no? Perché no? Sì, ci trasferiamo su Instagram, mi raccomando, guardate lì, anche lì. Allora, siamo al primo punto e comincio già a prendere forma. Intanto mentre mi dato partono meme, cose così. Cosa succede? Questo adesso è il primo punto, poi salatevi il sole e spam! Step by step. Parli più? Com'è? Scena muta. Sento del dolore. Quantifico, quantifica. Quantifico, 9 su 10. Ah, 10 su 10. No! Siamo al secondo step, io secondo step. Cazzo, secondo. Sta dando i numeri, raga, ma vale secondo step. Sì, comincio a soffrire tanto. Seconda attacca di febbre, allora.
funziona, andiamo. Ah, si molla. Dio, sì, ai. Non si molla nulla. Non si molla? No. Tanto.